La nostra redazione, con l'Associazione della Protezione Civile Le Aquile di Altamura e in concerto con la sede centrale di Napoli, a proprie spese e con i propri mezzi, è ritornata sui luoghi del terremoto del centro Italia per consegnare tutte le donazioni raccolte provenienti da Altamura. Vigili del fuoco e protezione civile sono sempre disponibili 24 ore su 24. Ah, dimenticavo, c'è anche la Croce Rossa. Purtroppo, come evidenziano i responsabili della stessa associazione, non c'era intenzione di polemizzare sulla questione, ma non si può far finta di niente sulla totale indifferenza delle istituzioni locali e addirittura, come associazione di protezione civile, anche vittime di boicottaggio sempre per la solita questione del clientelismo, nipotismo e affaroni del panorama locale. Per alcuni personaggi, sempre di Altamura e della politica, il cinismo è il pane quotidiano e si arriva addirittura alle menzogne come mettere in circolo che le donazioni sono state bloccate e quindi inutili gli aiuti da parte degli altamurani, una cosa assolutamente falsa e confermata anche dai continui appelli che giungono a livello nazionale. A metà settembre, per la prima volta e come da servizio precedente di questa redazione, l'Associazione Le Aquile di Altamura ha consegnato la prima parte di aiuti e nell'occasione sono state proprio le popolazioni del posto a chiedere di continuare con la raccolta e vista anche la trasparenza e l'impegno profuso senza nessun altro fine. Da Altamura. Protezione civile. Sì, Le Aquile di Altamura. Thank you.
che ci vuole un documento, che lo consegno? Piacere. Ma non credo. No? No? Ok. Allora cominciamo da qua, così mi credo. Zaini scolastici. Zaini materiale scolastico. Cartone, no? Che riguarda solo questo? No. Questo qua. Questo qui è cancelleria. Bella matita. Sì, materiale scolastico. Materiale scolastico. Sì, sono due. Questo è puro, no? Non lo so, non c'è scritto. No, questo è abbigliamento. Cosa non c'è scritto? Aspetta, qua leggo che c'è scritto qualcosa. Maglioni. Sì. Ma. Milioni. No, allora non c'è. Solamente. No. Quindi non si sa che no, abbigliamento, cosa non è specificato è abbigliamento. Ah, perfetto. Tranquillo. Quindi sono uno, due e tre, questo qua. Dovrebbero essere quattro. Mettete quattro. Sì, di cancelleria, no, sì. Ma di cancelleria sta solamente qua. No, perché le prepara io l'altro. Ah, e questo è. Sì. Questi di e quindi siamo ritornati nei luoghi del terremoto, ancora una volta ad Arquata del Tronto, a Cumuli e Amatrice, come dimostrano le immagini, amplificando sempre di più, per un fatto genuinamente emozionale e rispettoso, la nostra voglia di aiutare quanto più possibile in maniera sincera queste popolazioni colpite da questi tragici eventi, ignorando e sorvolando quanto più possibile tutte le bassezze, il cinismo e le angherie a livello locale. La raccolta per le zone terremotate continua e l'associazione Le Aquile ritornerà per la terza volta a consegnare tutto quello che gli altamurani e non solo vorranno donare. A disposizione un numero anche per chi preferisce donare direttamente dal proprio domicilio, inserito nel programma di raccolta porta a porta, e che la consegna deve essere categoricamente preceduta dall'accordo telefonico preventivo e dove verrà comunicato il nome e cognome del volontario autorizzato alla raccolta stessa. In assenza di quest'ultima modalità non consegnate nulla a chi si presenta a nome dell'associazione Le Aquile. I numeri dei responsabili dell'associazione per la raccolta sono il 340 72 50 304 e il 349 360 37 21 che vedete anche nel video. I responsabili dell'associazione Le Aquile di Altamura, anche i responsabili dell'associazione Le Aquile della sede centrale di Napoli con tutti i volontari, ringraziano ancora una volta tutti gli altamurani sensibili che si sono prestati e che continueranno a prestarsi per aiutare le popolazioni terremotate del centro Italia per il futuro.